In questo periodo che è molto complicato è passata questa opportunità e abbiamo deciso di prenderla. Sono quei treni che passano una volta nella vita e bisogna avere il coraggio di prenderla, anche se in un periodo difficilissimo. Il secondo caffè della fortuna è qui a Montecchio. Abbiamo rilevato un'attività di due amici, una coppia di amici, che ha 10 anni di attività. Loro hanno smesso e ho deciso di prenderla e raddoppiare il caffè della fortuna. Lavori in corso per l'apertura che si terrà a brevissimo. Abbiamo corso molto, tutte le feste, e tempi brevissimi. La partenza è prevista per lunedì, lunedì 18, alla mattina alle 5. Purtroppo non possiamo fare l'inaugurazione visto il periodo e sicuramente non è il momento. Però dobbiamo partire perché il bar deve ritornare a regime. L'inaugurazione avremo tempi migliori per farla. Esattamente, hai parlato tu, visto il periodo, anche un po'. Cosa ti hanno detto gli amici quando sei tornato e hai detto apro un altro bar? Hanno mandato del matto la maggior parte. Poi dopo ragionandoci bene, cioè, l'opportunità era buona e bisognava prenderla, anche se ci voleva coraggio. Un'opportunità che hai colto al volo. Parliamo un attimo invece del periodo con l'attività che hai già avviato, ovvero quella del Caffè della Fortuna di Morciola. Teniamo qui sempre lo stesso nome. È stato il periodo adesso dove hai potuto lavorare in maniera continuativa questa settimana, vista la zona gialla permanente. Abbiamo lavorato, sì, in maniera continuativa, abbiamo sempre lavorato con l'asporto, ci siamo dovuti reinventare su nuovi metodi di lavoro, abbiamo un asporto diverso, abbiamo portato tanta roba a casa della gente, abbiamo lavorato tanto, ma abbiamo potuto superare questo periodo difficile. Ti fermi a due o potrebbe esserci in futuro anche qualche altra idea? Mai mettere limiti, adesso siamo a due, poi vedremo cosa ci porta.